Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. Oggi ci occupiamo di un virtual instrument dedicato al violoncello, prodotto dall'Harmonic Subtones e si chiama Emotional Cello. Questo è il sito del distributore, che è Best Service. Il prezzo, ve lo dico subito, è 259 euro e è uno strumento da avere. Semplicemente è uno dei migliori VST dedicati al violoncello che ci sono in giro, non solo come realismo di suono, adesso vedremo alcuni esempi, ma anche come suonabilità dello strumento da tastiera e come varietà di timbri di suoni che sono disponibili. Sul sito della Best Service, poi linkerò sia sul video che sul sito composizionedigitale.net, ci sono vari altri video, vari audio demo che vale la pena ascoltare, insomma. Che sono fatti molto 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 bene. Questo è il VST del quale ci occupiamo oggi. C'è anche un manuale molto, molto vasto, molto dettagliato, che vi spiega tutte le varie opzioni che abbiamo con questo strumento. Ma andiamo, se sentite uno scricchiolio è la mia sedia, non sono io né tantomeno lo strumento. Andiamo a ascoltare la patch di base. Ci sono tre cartelle principali, ovvero stereo, mono e mono alternative mic. Ovviamente la ripresa stereo dello strumento, la ripresa mono e una ripresa con un microfono alternativo. Dentro ci sono le stesse cartelle, quindi noi andiamo a ascoltare magari solo quelle che sono nella directory stereo. E la prima che vi faccio ascoltare è la master patch principale, che è appunto quella Emotional Cello, che ha tutte, la maggior parte delle articolazioni. L'utilizzo è semplicissimo e immediato. Caricate e si suona. Questa è la patch di base che si chiama Delicate e abbiamo tutti ovviamente il key switch da utilizzare. Adesso ne ascoltiamo alcuni al volo. Nel frattempo in sottofondo sentite passare un treno, ho le finestre aperte perché fa molto caldo. Avanti, proud vibrato. Espressivo X-fade. Questo è Moderate 1. Moderate 2. Il suono preso dal pickup direttamente. Ovviamente vedete qui in basso
come a seconda del modo nel quale suoniamo, della velocità, della velocity e della velocità di esecuzione, cambiano anche il modo di suonare, insomma, del preset. Questo è forte piano. Non vibrato X-Fade. Tipo di attacco, short, eccetera, eccetera. Abbiamo un comando qua per le transizioni, per il trimming del legato, per il trimming del portamento, il volume del portamento, e poi abbiamo tutta una sezione effetti che riguarda sia il timbro, se lo vogliamo più caldo, bright, roomy, 1940, c'è qua il suono, la saturazione. Il reverbero ovviamente del il tipo di reverbero e la sensibilità del pitch bend. Ovviamente la modulation wheel la possiamo utilizzare per l'espressione. E poi c'è anche lo stereo image on off. E più in generale c'è l'equalizzatore con il quale possiamo intervenire un po' su tutto il suono. Insomma, una cosa che io faccio di solito in post-produzione. Bello, realistico, caldo e utilizzabilissimo in tutte le produzioni, soprattutto per quelle di colonne sonore, perché di questo ci occupiamo di solito in questi video. Io sicuramente lo utilizzerò nel prossimo lavoro che farò, poi magari farò un tutorial su come ho utilizzato questo Virtual Instrument. E questa è la patch principale, è enorme da esplorare, è solo una parte del tutto, perché le altre due, che sono diciamo tra quelle master, andiamo a chiudere questa. Ok, le altre due sono sul ponticello, quindi la maggior parte dei suoni che abbiamo ascoltato adesso, delle variazioni, con però un modo di suonare l'archetto sul ponticello dello strumento, e poi abbiamo un'altra patch con gli armonici. E ripeto, sono solo una parte di tutto quello che abbiamo disponibile. Poi abbiamo delle cose particolari che andiamo
a vedere. Questa è la seconda patch master, ovvero quella sul ponticello. Ah, questo, prima non vi ho fatto ascoltare il pizzicato, lo staccato sulla patch principale, insomma. C'è anche quello, ed è molto bella. Qui abbiamo sul ponticello spiccato il portato. Plectrum pizzicato che è particolare. Ovviamente è il pizzicato fatto con un plettro, proprio come fosse una chitarra. Il ricochet, che ovviamente è il modo di suonare nel quale l'archetto rimbalza sulle corde. Abbiamo sul ponticello espressivo. Un suono più etereo, diverso. Morbid. E ovviamente anche qui la modulation wheel può intervenire. Come vedete, qui in basso ci indica dove siamo. Abbiamo il cambio di arco, di come viene utilizzato l'arco, ovvero verso il basso, verso l'alto, in base alla velocity, quindi possiamo scegliere anche a che velocity cambia il modo di suonare il violoncello con l'arco. Abbiamo forte piano. E più o meno sono le stesse variazioni che abbiamo con l'altra patch che abbiamo ascoltato prima, però col suono sul ponticello. Una cosa, la terza patch che andiamo ad ascoltare sono gli armonici. Allora, questi armonici ovviamente non ci consentono tutta la varietà che abbiamo precedentemente sullo strumento, semplicemente perché gli armonici vanno fatti solo su determinate note. Quindi abbiamo il portato, allora le note sono ovviamente più alte, sono dei bellissimi armonici, gli armonici sul pizzicato. Armonici non vibrato. Come sentite, il portamento viene eseguito in una certa maniera a seconda della maniera nella quale suono. Armonici col vibrato. Gli armonici fast. Queste sono le tre patch principali che, ripeto, per ragioni di tempo stiamo riducendo molto ai minimi termini, insomma, come esplorazione, perché dobbiamo andare a sentire molte altre cose. Poi ci sono altre 1, 2, 3, 4, 4 cartelle che sono pieni di suoni singoli che possiamo utilizzare al di fuori di che switch. Uno dei più interessanti, l'ho già caricato perché vi faccio ascoltare, è lo spiccato che è tipico dell'esecuzione del volo del calabrone, insomma. Ovviamente non mi metto a suonarlo anche perché non sarò in grado. Ho scaricato un MIDI, il primo che ho trovato cercando su Google del volo del calabrone, e vediamo che suono ha utilizzando questa patch. Thank you.
non c'è nessun editing. Il MIDI così come l'ho trovato e messo in play è eccezionale. Il suono è bellissimo e questo è uno dei suoni singoli che sono presenti nelle varie cartelle. Dunque, sono queste. Questo fa parte delle single patch stereo short, esatto. Ci sono diverse anche versioni. C'è poi lo spiccatissimo, che dovrebbe essere questo. Questo è lo spiccato soft, no, scusate. Faccio lo spiccatissimo. Sono poche le library che hanno questo realismo e questa varietà di suoni, veramente. Allora, andiamo ad ascoltarne un'altra. Non li ascoltiamo tutti, però questo è interessante perché lo spiccato alla rota, che è una cosa particolarissima che hanno avuto l'intuizione di mettere in questo... Davvero bellissimo. Abbiamo ben 14 patch solo per le note suonate short. Abbiamo degli effetti, ad esempio i tango, i glissati del tango. Veramente belli. Degli effetti, poi abbiamo FXello. Non so se dal video YouTube potete sentire veramente di che qualità stiamo parlando. Poi abbiamo anche dei Tenderous Scratch on Sea. Insomma, questo violoncello è stato utilizzato e maltrattato in tutti i mobili tutti i modi possibili e immaginabili. Allora, l'altra cosa che era interessante, che ho saltato prima sul short, sono le power fifth spiccate, cioè sono le quinte spiccate, però suonate in maniera molto molto decisa, che sono utili se vogliamo fare degli accompagnamenti anche ritmici in alcuni brani. Allora. Thank you.
belli, belli. Il suono è strarealistico, insomma, anche perché è un violoncello vero, registrato in tutte le maniere possibili, non può darci questi risultati. La cosa bella è la suonabilità di questo strumento. Ci sono magari dei VST che sono altrettanto realistici, ma non così suonabili sicuramente. Abbiamo delle add-on patches, sempre le percussioni fatte col violoncello, cioè diciamo il violoncello utilizzato come percussione. Sono tantissimi suoni, i reverberi anche sono quelli, non ho aggiunto niente, sono quelli dello strumento, quindi sono molto buoni. Poi cosa possiamo andare a vedere? Ci sono tutta una serie di suoni con l'X-Fade, suoni lunghi legati, diciamo. L'X-Fade in questo caso ci viene dato dal controller 2. E la velocità dell'X-Fade ci dà dal controller CC1, che possiamo insomma gestire come vogliamo. In questo caso è l'espressione, insomma, se io utilizzo controller CC2 posso andare a intervenire e passare da un suono all'altro. Andiamo a ascoltare qualcos'altro. Qua mi chiedono sempre se voglio cambiare il suono. Ah, ok, ci sono tutta una serie di patch dedicate ai case switches, dove in questo caso abbiamo raccolti tutti i suoni short. Questi sono i case switches. Che mi consentono di passare da uno staccato, da un suono corto all'altro. Sono né più né meno i suoni che abbiamo sentito prima, però tutti raggruppati in un'unica patch con diversi case switches per passare da un suono all'altro. Riprendiamo magari la patch principale, così fa sentire i pizzicati che non abbiamo ascoltato prima, per semplice dimenticanza mia. Nel frattempo vi riconsiglio il sito che è bestservice.de, distributore che è europeo, insomma, il prezzo, ripeto, 259 € e li vale tutti dal primo all'ultimo euro. Ci sono un sacco di esempi che potete ascoltare. Ascoltiamo magari qualcuno mentre carica il suono. C'è Film Noir 1. Poteva mancare qualcosa di simile a Game of Thrones. E il volo calabrone. Ben 19 demo, andate ad ascoltare perché veramente ne vale la pena. Allora, ascoltiamo invece, stavamo dicendo, gli staccati, i pizzicati e sì, quelli che abbiamo lasciato indietro prima.
Ok, questo è fa spiccato. Questo è pizzicato che è molto bello. Staccato. E lo spiccato. In conclusione, la cosa più simile ad avere un violoncellista direttamente in casa per suonare le nostre colonne sonore, i nostri lavori. Se avete un violoncellista o se siete violoncellisti, ottimo, buon per voi. Se non li avete, questa è la cosa più vicina ad avere uno strumento in casa e soprattutto a saperlo suonare. La suonabilità è estrema, il suono, come avete sentito, è bellissimo. Ripeto, andate ad ascoltare i demo che sono più approfonditi di quello che abbiamo fatto velocemente qui in poco meno di mezz'ora. Ciao a tutti, alla prossima recensione di composizionedigitale.net.